sesta giornata del Magna Grecia Film Festival e sta per iniziare la proiezione dell'unico film in concorso per oggi, che è Lezione di cioccolato. Ma oggi pomeriggio ci sono state due conferenze stampa. Una è stata la conferenza di Giancarlo Giannini, che è venuto qui come ospite, come amico del festival, non aveva certo film da presentare, ma ha annunciato che sta per iniziare a girare il suo secondo film come regista. Giancarlo Giannini ha annunciato che sta per iniziare un film come regista e la sua opera seconda. Visto che siamo a un festival di opere prime, fare l'opera prima e fare l'opera seconda è facile o è ugualmente difficile? Ma guarda, la mettere produzione in piedi è difficilissimo, trovare i soldi, le cose anche in Italia. Per un attore affermato. Sì. No. Infatti con gli amici, ma come, a te ti dico no, io ho le difficoltà che hanno tutti quanti. E per me è sempre come il primo gradino di una scala, mi diverte quello, me lo devo inventare, devo costruire tutto, quindi è come se lo facessi per la prima volta. Ma invece trovare i soldi per un attore come Giancarlo Giannini è comunque una difficoltà per produrre, per iniziare un film come regista? Sì, ma io ho anche problemi logistici, di tempo, di temperature, perché il film viene girato anche parte in Canada, dove d'inverno si raggiungono temperature a 40 gradi sotto zero, quindi bisogna trovare i momenti più giusti e non così terribili, insomma. Va bene, in bocca al lupo. 1, 2, 3! Più tardi Mario Monicelli ha fatto anche lui una conferenza stampa per parlare del suo documentario, che già ieri sera era stato presentato, sono stati presentati pochi minuti, alcuni estratti, e anche Mario Monicelli ci ha voluto raccontare perché e come sta preparando questo suo documentario. Allora, perché decidere di fare un documentario? Come si racconta un documentario per un regista? Il documentario si racconta in maniera molto difficile, io non l'ho mai fatti perché è una cosa difficilissima, mi sono sempre rifiutato di farle. Tant'è vero che questo che ho fatto, non l'ho fatto io, nasce da un'idea di Chiara Rapacini, e io così ho aiutato, ma soprattutto mi hanno aiutato in parecchi. Il documentario è difficilissimo, perché documentare attraverso delle poche immagini la realtà di una situazione, di una città, di un personaggio, io non sono capace. E infatti è una scrittura difficile, per questo glielo domandavo. Certo. Vabbè, io infatti non l'ho mai fatta. Adesso ho fatto questo film, questo piccolo documentario, sono un quarto d'ora, 20 minuti, di una Brione che conosco molto bene, che cui vivo da 20-25 anni, e quindi speriamo che sia venuto. Ma l'ha seguito durante il montaggio, l'ha smontato, l'ha montato, oppure ha solo fatto? No, montare, ma non volevo essere troppo io presente, perché sennò non volevo che fosse troppo professionale, che fosse una cosa molto libera, molto vivace, molto estemporanea. Non è una grande soddisfazione essere l'autore di 2-3 film che sono proprio nel divertimento di tutti, e ora sono i 50 anni di Soldi Ignoti, lo riguardiamo sì, per sì, la 50esima volta e ogni volta ci divertiamo. Se la concede questa gioia? È un avvenimento che mi fa molto piacere, sapere che mezzo secolo ancora si stanno a divertire su questi film. Se è vero poi, perché non lo so. È vero, tutti ridono, l'ho rivisto insieme ad altri, si ride di sì, nuovo. Sì, anche perché lo danno molto a Sky, eccetera, quindi evidentemente sì, c'è un interesse, se no non lo farebbero. Sì, d'accordo, io sono. La cosa mi fa molto piacere, mi dà molta soddisfazione, non l'avrei immaginato, né io né chi l'ha scritto insieme a me, quando 50 anni fa avevamo scritto una cosa di divertimento, sperando che avesse un successo di pubblico, e quindi basta, la cosa finisse lì. La cosa è andata più avanti e sono molto soddisfatto, molto contento. E invece l'ultima cosa, lei nell'ultima intervista che abbiamo fatto insieme ha detto Le Rose del Deserto è l'ultimo film che ho fatto, ora lo ritrovo che fa un documentario. Sta preparando qualcos'altro? No, farò forse qualche documentario, se avrò l'occasione, se no. Il documentario l'ho detto che è troppo difficile, quindi figuriamoci. Non credo, io ho smesso di fare cinema. Grazie mille. Grazie a lei. Lezione di cioccolato è una commedia di Claudio Cupellini che, quando è uscita quest'inverno, ha ottenuto delle buone recensioni, ma soprattutto ha ottenuto un buon successo di pubblico, un ottimo riscontro nelle sale. È una storia di carattere, chiamiamola multietnica, il protagonista è Luca Argentero, che viene dal Grande Fratello ma che si è dimostrato un bravissimo attore. È un giovane ambizioso, rampante, imprenditore che ha degli operai pagati in nero, fra cui l'egiziano Kamal, che cade da un'impalcatura, si rompe in pezzi e per non denunciarlo però lo ricatta e lo obbliga a fare lui, cioè Luca Argentero, Mattia,
le lezioni di cioccolato che lui, Kamal, voleva fare per diventare un cioccolatiere. Kamal è ingessato completamente, controlla il suo ex datore di lavoro e lo obbliga a imparare a studiare la notte, a darsi da fare, creando delle situazioni veramente, alcune molto divertenti, molto carine. Sta bene colore deserto a tramonto, anche capello corto bene, eh? Tu più maschiale, però... E domanda scritto Kamal Manovale, guarda come tu vestito. Chi crede tu Manovale? No, no. Ma le palle in nero guadagna quanto? Sì, tu sa. Telefono cellulare ultima generazione, ma non da Manovali. Chi ti pensa tu ruba? Se vuoi, ti presta mio. Basta tu cambia scheda. Grazie, è bellissimo. Il maestro cioccolatiere e Neri Marco Re. E la situazione, come al solito, è catartica. Soffrendo, soffrendo, Mattia imparerà a campare. E tu perché ti nascondi? Ho idee nuove, va bene. Perché devo fare sapere a tutti che cosa uso. Lime, canna da zucchero, menta, rum. La menta non è italiana, il rum ha 7 anni. E il cioccolatino fa pena. Voi oggi credevate di aver inventato il vostro primo cioccolatino. E invece avete prodotto solo... piccoli momenti di noia. Il film è riuscito abbastanza bene, qui in sala vediamo come andrà, ma sicuramente il tipo di pubblico che c'è qui, il pubblico che viene dal lungomare, il pubblico che si raccoglie tutte le sere e riempie l'anfiteatro, sarà molto contento. Con te non ce la faccio. Perché? Ma perché ti amo, no? Vito Casadonte fa di tutto per avere opere prime a questo suo festival, ma farebbe carte false per avere un'opera prima di un film calabrese. Non c'era riuscito, ma un film calabrese è arrivato, ma è arrivato troppo tardi, all'ultimo minuto. Però stasera ne ha presentato i primi 3 minuti, è un film Liberarsi di Salvatore Romano, fatto in Calabria sui moti di Reggio Calabria. 14 luglio 1970. Oggi è una data speciale. La popolazione di Reggio Calabria è scesa in piazza per rivendicare la città come capoluogo di regione, ma il governo ha deciso che sarà Catanzaro. Brava Maria, la nostra passionaria, ma raccomando, fatte sentire, eh? Così, invece di darci lavoro, ce lo toglieranno. Crediamo di avere offerto alla popolazione di Reggio tutti gli elementi per decidere. Tale programma che comporterà complessivamente... Nel diario di mia madre si parla di una rivolta, di morti e di feriti a causa di quegli scontri. Sono molto preoccupata. La città è piena di poliziotti e carabinieri e qualcuno ha anche innalzato delle barricate. Bruno, noi siamo gente che non può smettere di combattere mai. Siamo fascisti. Tuo padre era solo uno dei tanti che si poneva in prima fila nelle barricate rischiando la vita ogni giorno. La città merita di più. L'unica cosa che amo fare è liberarci. Ho ricevuto un dossier anonimo. Si fanno nomi di politici importanti. Pare che cacchetuno sta sfruttando alle volte il rigido i suoi interessi. Forse mio padre è stato ammazzato perché aveva scoperto delle cose che potevano rompere certi equilibri politici. Qui in Italia ci sono fatti che non capiremo mai, perché la storia è sempre stata scritta dai vincitori. Gli scontri continuano. Siamo pronti per la nostra piccola guerra. La libertà, la giustizia, lo stesso Stato sono un'illusione. Io voglio solo scoprire la verità. Noi qui siamo figli di una rivoluzione minore.